Vado? Ok. Allora, chiediamo di presentarti. Allora, io sono Roberto De Angelis, ho insegnato metodi di osservazione etnografica e sociologia delle relazioni etniche e mi interesso da una trentina d'anni di una serie di emergenze abitative che riguardano non soltanto nella realtà metropolitana romana, ma anche in Nord Africa, in Francia, in varie situazioni. E l'incontro con voi è stato un incontro particolarmente favorevole, non semplicemente per il valore di tutte quante le iniziative che state portando avanti, ma comparandolo con la situazione romana, che ahimè è una situazione molto più difficile. Cioè, nel senso che oggi abbiamo visitato tre realtà molto diverse, ma con una disponibilità di spazi, voi per esempio avete una parte di questo insediamento non è ancora praticamente vuoto, a Roma non si verificherebbe mai una situazione di questo genere. Cioè, nel senso che il bisogno abitativo non che sia più drammatico di Milano, ma è quantitativamente esplosivo, al punto tale che in tutti i contesti romani che possono essere sia non soltanto diciamo così insediamenti privati oppure insediamenti pubblici anomali, perché nella realtà romana i comitati di lotta per la casa hanno per esempio hanno rigenerato complessi secondo me inabitabili. Se voi pensate all'ospedale oncologico dentro Regina Eleonora, nel quale ho fatto ricerca per un paio d'anni dentro, cioè, ma erano delle situazioni che sarebbero inimmaginabili, insomma, no? Per renderle minimamente abitabili sono passati, cioè, è passato un numero incredibile di mesi. Parlando anche con vostro compagno, mi sono reso conto però che non è semplicemente un problema di disponibilità di spazi, c'è probabilmente un'ipotesi, diciamola così, politica che magari differenzia la vostra iniziativa rispetto a quelle che sono le iniziative dei comitati di lotta. Cioè, nel senso che voi avete cioè cercare in un certo senso di investire sulla possibilità di costruire un legame sociale significativo oltre alla risposta all'emergenza abitativa. Ovviamente non posso parlare a nome dei comitati di lotta, ma il tentativo di rispondere invece però a un'emergenza, vi dicevo, quantitativamente esplosiva, probabilmente ha portato soltanto in certe situazioni ad avere dei risultati comparabili con i vostri. Per esempio il caso ad esempio di Porto Fluviale, il caso di cui ha parlato stamattina Margherita, ma ce ne stanno altri. Per esempio c'è il caso di Metropolis, di cui avete sentito parlare, anche se la realtà lì è una realtà di sofferenza dal punto di vista abitativo, insomma. Però si sono, diciamo così, innestate dinamiche che ci permettono in qualche modo di poter dire che non si soddisfa soltanto il bisogno di un tetto. C'è una differenza però con voi, secondo me, cioè nella realtà romana, pur nelle difficoltà maggiori, per certi aspetti, per esempio, sono state fatte invece delle, questo dipende sempre dalle soggettività politiche che si muovono, insomma, non è che dipende dalla progettualità. Per esempio il caso di Metropolis è importantissimo, soprattutto per l'inserimento dei rom rumeni dentro un'occupazione abitativa. Questo ha praticamente sgretolato tutte le forme, diciamo così, di rappresentanza centrata sull'etnico, che è fortissimo e che probabilmente in una realtà drammatica quanto Roma, per quello che riguarda Rom e Sinti, qui non c'è stata la possibilità di avere un contatto, no? Cioè, diciamo che anche in una di quelle che sono le vostre iniziative importanti, che è quella del mercatino del vestiario, che è importantissima,
iniziativa che per esempio a Roma è totalmente autogestita dai Rom, che attraverso il commercio dei cassonetti hanno trovato una possibilità di emanciparsi dal manghel, che è praticamente l'elemosina, oppure dai piccoli furti, che nella realtà romana è importantissima, cioè, e che ha addirittura contaminato e dato possibilità di sopravvivenza a tante realtà migranti. E dicevo, qui stranamente, cioè, non ci sono stati contatti con i Rom. Questo non lo dico per fare una critica in qualche modo rispetto, però lo vedo dall'altra parte, lo vedo come cioè proprio una capacità invece politica di quella che è la rappresentanza etnica, che strangola invece un bisogno abitativo del quale è necessario farsi carico, che è estremo. Cioè la giunta Marino, la giunta romana, quella che è caduta ora, che è stata defenestrata dal notaio, ma la stessa giunta vostra di centrosinistra ha continuato quello che faceva il vostro vice sindaco, come si chiamava, Decorato, insomma, no? Per cui Decorato Alemanno, ma è continuata anche con un centrosinistra, insomma, no? Cioè, e qui è assolutamente fondamentale, cioè, rompere, che ci sia proprio un'iniziativa su questa, sulla questione, la questione estrema dei Rom, ma non proprio scalzando tutte quelle retoriche anche interculturali, transculturali, che sono state utilizzate soprattutto da tutti quelli che hanno voluto monopolizzare queste persone, insomma. Per cui questa è un'emergenza, diciamo così, abitativa e sociale, non voglio chiamarla etnica, perché veramente sono sul piano di contrapposizione politico-culturale, da questo punto di vista, che io diciamo ritengo fondamentale. Il rapporto con voi stasera è venuto come terzo rapporto. Siamo stati anche ad una situazione che è stata utilissima, quella di housing sociale fatto dal capitale solidale della Cariplo, che c'è qui, non so se la conoscete, qui a Milano, insomma. Il fatto di fare legame sociale attraverso tutta un'ingegneria sociale, per carità, con tutto il rispetto poi con l'utenza che vive lì dentro, insomma, ma è assolutamente, diciamo, è addirittura impressionante. E lo stesso, questo a vostro merito, diciamo, ma questo è anche un fatto generazionale per tutte le energie, diciamo così, di cui disponete, anche il numero che oggi è anche nel convegno oggi si parlava, io adesso interrompo però non la voglio far lunga, insomma, nel convegno oggi si parlava della incapacità, cioè in fin dei conti i movimenti, si diceva, stanno facendo quello che già si faceva 20 anni fa. Io non credo, cioè credo con tutta, conoscendo bene l'esperienza romana, ma anche questa, io penso invece che i movimenti oggi stiano dando un contributo di una pertinenza straordinaria, di una novità straordinaria rispetto a tutte quelle che erano le mobilitazioni, che erano soprattutto, diciamo così, di carattere ideologico. Abbiamo visto una terza oggi situazione, che era una situazione dalla quale era, non mi ricordo come si chiami, era... Comunque era la vecchia... Ciao, grazie, ciao! Ci stanno due punti qui a Milano, e di fronte proprio alla... Come si chiamava quella... Come si chiamava la prima esperienza che abbiamo visitato oggi? Solari. Anche lì, dove lì invece abbiamo un'utenza popolare, no? Dove lì per esempio... che ci veniva rappresentata in maniera, diciamo, particolarmente realizzata attraverso il rapporto con le istituzioni, c'erano due rappresentanti del municipio, ci saranno un sacco di milioni di euro per poter fare un processo di rigenerazione urbana, lì diciamo, la presenza straniera è una presenza di due nuclei rispetto a 100 nuclei, per cui significa non farsi carico di quelli che sono i bisogni abitativi. A Roma il 70-80% in molte situazioni è costituito da un'utenza di quella che è la realtà popolare, diciamo, delle classi lavoratrici oggi italiane, che è costituita soprattutto da una manodopera transnazionale, insomma. E poi ci hanno detto che il 20% dei 20 anni fa l'occupazione
quando ci fu una vacanza della gestione loro diretta, entrò il comune, entrarono al 20%, entrò con le pistole, insomma. Per cui anche quella, diciamo così, quella realtà abbastanza, che sembra abbastanza buonista, no? Cioè, diciamo, qui stasera noi siamo venuti dai cattivi in qualche modo, lì è tutto quanto legale in qualche modo, si è dovuta contaminare con questa presenza di cui non si è parlato. Ce l'ho chiesto io direttamente, ma chi ci sta qui che non è assimilabile all'utenza di tipo diverso? Scusate se ve l'ho fatta lunga. Grazie. No, grazie. Grazie a voi.